è la storia di una contessina che abitava in una bellissima villa in campagna. Era circondata da cuochi, camerieri, servitori, giardinieri e anche moltissimi musicisti. Ma siccome era una contessina dal gran brutto carattere, insultava e prendeva in giro tutti quanti tutto il giorno. Pensate che chiamava la sua cameriera vecchia cornacchia, il cuoco straccetto, il pianista pinguino ed il flautista tubetto. A fargli scherzi poi non era da meno. Pensate che un giorno piantò le violette nel trombone e nascose il flauto nello stanzino delle scope. Avere tutti questi musicisti in casa è molto bello, ma questa contessina voleva sempre le stesse canzoni. Per esempio, non apriva gli occhi e non si alzava dal letto se non sentiva questo. C'era anche una canzone per mangiare che faceva così. Questa è la canzone per mangiare, non ti deve rilassare, questo ritmo per masticare, gnam gnam gnam, gnam gnam gnam. E se la contessa stava mangiando brodo di lenticchie? Non importa, la canzone doveva comunque essere questa. C'era anche una canzone della merenda. La musica della merenda, è come il circo e la sua tenda, tutta allegra e colorata, e sa di pane e marmellata. C'era anche una canzone per dormire. Io ve la canto, ma non addormentatevi, eh? Ecco il sole che va a riposare, te lo vengo a raccontare. È una piccola sinfonia e con il sonno scivoli via. La 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 la. Eccetera, eccetera, eccetera. C'era sempre una canzone in ogni momento della giornata e non si sgarrava mai. Un mattino, però, la contessina si svegliò nel silenzio. Non c'era musica, non c'erano musicisti, non c'erano strumenti musicali. C'era solo un bigliettino sul comodino della contessina, che lei però non vide perché il silenzio era assordante. E un po' la spaventava. Allora corse in casa e cercò i musicisti dappertutto, in cantina, in soffitta, e non trovandoli andò dalla cameriera e ordinò la musica. La cameriera non aveva mai visto uno strumento musicale in vita sua e andò dalla cuoca, che non aveva mai visto uno strumento musicale in vita sua e non voleva certamente cantare e suonare per una persona che era sempre maleducata e sgradevole come la contessina. Però, lavorando tutto il giorno in mezzo alle pentole, le venne l'idea di provare a fare così. Non l'avesse mai fatto! Alla contessina uscirono le orecchie dalle lenticchie! No, le lenticchie dalle orecchie e dal nervoso non volle più mangiare. Si decise quindi a farsi la musica per sé e cercò in tutta la casa alcuni strumenti. In lavanderia trovò queste conchette da bucato e cominciò a suonare. Dopo 5 minuti così, tutto il pane marmellata si era sbriciolato sul vestito nuovo della contessina, che ora era affamata, innervosita e molto appiccicosa! Siccome la contessina era ricchissima, decise un giorno di andare in città a comprarsi dei musicisti nuovi.
Dovete sapere però che la contessina non era mai uscita dalla villa, non aveva mai attraversato il suo giardino, non sapeva nemmeno cos'erano le macchine e cos'era il traffico. Però tentò lo stesso questa avventura. Cammina, cammina, arrivò ad un negozio su cui c'era scritto «La musica a casa tua!». Era proprio quello che faceva per lei ed entrò. Non c'era nessuno nella stanza, non c'erano servitori, come avrebbe detto lei, ma gli scaffali erano pieni di scatole colorate, grandi, piccole, con delle punte che sembravano quasi delle piante senza foglie. Comunque, ogni scatola emanava un suono. La contessina pensò bene di portarsi a casa una di quelle scatole, la prese ed uscì di volata dal negozio. Il proprietario la stava osservando e la seguì. Un vigile vide il proprietario del negozio seguire la contessina e si mise a correre anche lui. Un poliziotto vide il vigile che seguiva il proprietario del negozio che seguiva la contessina e si mise a correre anche lui. Com'è e come non è, la nostra contessina fu arrestata. E di fronte al capo della polizia si giustificò dicendo che lei voleva la sua canzone per alzarsi, la sua canzone per mangiare, la sua canzone per dormire. Il capo della polizia, a una così matta, non l'aveva mai vista e la condannò a passare la notte in cella di isolamento. Non fu una bella esperienza per la nostra contessina. La cella di isolamento era fredda, buia, piccola, puzzava, c'era anche qualche topino. E così la poverina iniziò a piangere a dirotto e pianse tutta la notte. La povera contessina pianse fino ad addormentarsi e il mattino dopo si svegliò con la musica. Un piccolo, piccolo passerottino, rotondo e fiero come una polpetta, stava sul davanzale della finestra e dai suoi piccoli polmoni sputava un'allegra musica nel mondo. La contessina ne fu deliziata, era rapita da questo meraviglioso canto libero. E mentre era tutta inzuccherata ad ascoltare il passerottino, sentì un'altra canzone provenire dalla strada. Faceva così. Esci contessina, esci perché qui nessuno al mondo ce l'ha più con te. Esci contessina, esci contessina, vieni via di là, restituisci la radio, prendi un'erba. Esci contessina. La contessina sentì il cuore scoppiare dalla felicità ed in quel momento arrivò il capo della polizia. Scrudolamble, scrudolamble. Certo che tu sei matta, ma quelli giù in strada sono molto più matti di te. Fila via, che io non ti riveda mai più. La contessina stava per esplodere dalla felicità e corse giù dai suoi musicisti. Erano infatti proprio loro che stavano cantando, perché nonostante la contessina fosse sempre stata sgradevole e maleducata, loro si erano affezionati e la rivolevano a casa. E adesso c'è il finale. Non l'ho fatto. Non l'ho fatto il finale. È il mio regalo per voi. Inventatelo! Io ho pensato sì che la contessina potesse scendere giù tutta felice, incontrare i musicisti, andare a casa, suonare 300 cose, eccetera, eccetera. Oppure è una cosa completamente diversa. La contessina scende giù tutta felice, vede i musicisti, tornano a casa e dice: ok ragazzi, molto bene, ma adesso tutto come prima. Non lo so, inventate il vostro finale, perché se viene dalla vostra fantasia va bene.